Signore, un saluto al vostro Francesco. Ciao a tutti da Luigi. Salutiamo subito Anthony Donadio che è in collegamento da Kiev. Buongiorno. Ciao Anthony. Buongiorno da Kiev, buongiorno. Ciao. Allora, Anthony, tu sei lì come medico volontario, sei a Kiev, è una situazione a dir poco particolare, abbiamo una connessione un po' instabile sia per la corrente. La prima domanda che ti facciamo è: in che situazione sei lì? Come stai lavorando da medico? Allora, io collaboravo prima con una ONG, poi con una seconda ONG da medico volontario. Io sono specialista di radiologia, mi occupo anche di medicina di base. La mia attività è per lo più orientata all'assistenza delle popolazioni civili. Con questa ONG ci troviamo spesso fuori Kiev, nelle varie oblast, che sono le regioni, le chiamano qui, dell'Ucraina, quella non occupata. C'è molto bisogno di aiuto per i civili, per gli anziani, per le donne e i bambini. Vado spesso con questa ONG anche in piccoli villaggi, o quelli che chiamano qui piccoli policlinici, praticamente sono dei poliambulatori. La situazione è particolare. Diciamo. Qual è la situazione che ti trovi ad affrontare quando intervieni? Molte volte vedo che ci sono delle persone, molti anziani, donne e bambini, ripeto, civili che sono rimasti in Ucraina, che non riuscivano a raggiungere in alcuni punti i centri maggiori nelle grandi città, per quelle che erano più attaccate dalle truppe russe, e quindi si ritrovavano in situazioni molto particolari. E noi con mezzi mobili, io spesso ho lavorato con un apparecchio ecografico mobile, mi sono dovuto ritrovare a esaminare pazienti, anche un traduttore. Io parlo inglese, la mia conoscenza della lingua ucraina è molto limitata, però con i colleghi che qui chiamano terapeuti, praticamente sono dei medici generici o di base o di medicina interna, comunico a loro i miei consigli diagnostici, cioè un dottore radiologico per lo più, faccio ecografie, guardo esami radiografici, qualche volta mi sono ritrovato anche a repertare delle risonanze, delle TAC che venivano portate a pacchi letteralmente perché non riuscivano più a essere refertati, anche pazienti oncologici. Scusa se parlo con questa voce pastosa. No, non ti preoccupare. Io non ho manco riscaldamento dove sto. Le notti ho dormito nelle ambulanze. Vabbè, dimmi, scusami. No, ti volevo chiedere, visto che tu sei un ufficiale medico e in passato non sei stato ufficiale medico, sei stato in aree di guerra come in Bosnia, Sarajevo, la tua impressione adesso è che la fine del conflitto sia ancora lontana? Non saprei darti una risposta netta. Certamente gli ucraini sono resilienti e vogliono che le truppe russe vadano via e che i territori attualmente occupati dai russi vengano liberati. Io ho il timore che questa guerra verrà congelata, nel senso che le zone del Donbass o la Crimea, ancora più la Crimea, richiederanno tempi lunghi, secondo me, considerato l'atteggiamento del Cremlino, di Putin. Gli ucraini vogliono indire tutti i loro territori. Come mai sei in Ucraina? Allora, io, mia moglie è ucraina, io ho un bambino di 12 anni, che sono ora entrambi profughi di guerra, mia moglie e mio figlio, sono profughi di guerra in Italia adesso. Da marzo sono andati via, da marzo non li vedo. Già nel 2015 avevo deciso di vivere a Kiev, dopo aver lavorato diversi anni all'estero. Io mi sono laureato, ripeto, in medicina e chirurgia più politico di Napoli. Ho anche lavorato per un periodo al Moscati. Poi decisi di lavorare in Gran Bretagna, dove ho lavorato quasi 20 anni. Io sono rimasto in Ucraina perché dei colleghi che ho conosciuto nel tempo mi hanno chiesto, anche tramite mia moglie, che ripeto è un medico ucraino, hanno chiesto a lei di chiedere a me di dare una mano a loro perché c'erano tanti esami radiologici inizialmente. Io dalle prime fasi della guerra mi sono ritrovato durante i primi bombardamenti che c'erano a Kiev, ora a Kiev i bombardamenti sono di
Kiev è stata liberata già da molti mesi dall'accerchiamento russo, anche se però, come voi ben sapete, gli attacchi missilistici o con i droni a Kiev anche nei tempi recenti sono continuati. Il problema è che c'è un backlog di esami radiologici, TAC, risonanze, che dovevano essere refertati. Il personale medico è stato impiegato per, diciamo, più per molti mesi, sono stati precettati, sono andati al fronte. Anthony, scusa, ti ho detto che non è la tua prima guerra. Sì, questa volta da civile è la prima, sì, a 55 anni. L'altra qual è stata, se puoi dirci? Se puoi no, dire. In Bosnia, quando ero in Bosnia, Bosnia e Erzegovina, come ero sottotenente e poi tenente medico. Sì. In Bosnia nel 96 dell'esercito italiano, la missione IFOR, sì. NATO IFOR. Quindi un po' sapevi come operare, cioè diciamo come in muovere. Queste situazioni non sono sì, non no, sei mai contro una guerra. Vabbè, purtroppo nella mia vita mi sono ritrovato due volte in una guerra. Sì, so come un po' muovermi, quello sì, capisco che comunque devo seguire le regole di ingaggio che mi vengono indicate, adattarmi a situazioni un po' particolari, estreme in alcuni casi. Visto che in Europa c'è sempre questo dibattito se continuare a mandare le armi in Ucraina, non continuare a mandarle, tu che idea hai di questa cosa? Nel senso, molti sostengono che non mandare le armi significa resa dell'Ucraina, per altri può essere uno spiraglio di trattativa. Ci sono due diverse correnti di pensiero. Tu che idea hai e che idea noti delle persone accanto a te, di chi sta combattendo? Allora, io faccio una domanda a voi. Secondo voi, noi siamo italiani, se il nostro un terzo del nostro paese fosse invaso da un paese straniero, noi cosa ci aspetteremmo dai nostri alleati o dai paesi comunque a noi amici? Io sono contro, di principio sono contro la guerra, è ovvio, ma il non inviare le armi, forse può sembrare brutto quello che dico, però il mio parere personale, significherebbe comunque che l'Ucraina dovrebbe rinunciare a stesse zone del loro territorio nazionale. Sì. non vedo alternative. Non stiamo parlando comunque con un parlo della Russia, non parlo di un paese con cui si può ragionare in questi momenti. Io ho visto delle brutture, delle situazioni terrificanti, distruzioni. Inviare le armi all'Ucraina significa dare una possibilità, una speranza a questo paese di sopravvivere e di non capitolare. Purtroppo è una guerra, ma è una guerra una guerra di invasione, come se parla di una guerra di invasione. Non vedo alternative, mi dispiace sotto questo punto di vista. Noti delle differenze tra la guerra in Bosnia e la guerra attuale? Sono sicuramente epoche. C'è guerre. Una cosa però vorrei dire. In Bosnia, io sono andato lì come ufficiale medico dell'esercito italiano, sotto leggi da NATO, noi eravamo NATO. La NATO ufficialmente qui non è intervenuta in Ucraina. Perché comunque c'è il timore che la Russia è una potenza nucleare, può causare dei problemi. Già dalle fasi iniziali nessuno ha voluto applicare la no-fly zone, che secondo me poteva invece essere introdotta. Vabbè, comunque il mio parere, che comunque ho recepito qui, e effettivamente secondo me poteva essere una risposta realistica della NATO. Io non ero a Belgrado, io ero a Sarajevo. La NATO ha bombardato Belgrado, la NATO ha bombardato Belgrado. Qui non si chiede che la NATO intervenga direttamente, ma almeno con l'invio delle armi sì. La guerra è brutta comunque. Io ripeto, non voglio entrare troppo nel merito delle argomentazioni politiche, però io sono del parere che l'Ucraina debba continuare ad essere assistita anche da un punto di vista degli approvvigionamenti militari. Quando Putin ha deciso questa invasione, perché è un'invasione a tutti gli effetti, secondo te da che cosa è stato spinto? Sicuramente da interessi di potere, economici, quali nello specifico secondo te? Cioè, perché ha fatto sto passo Putin sapendo che era anche un azzardo per come poi è avvenuto? E appunto è un azzardo.
Io adesso non so cosa dire nello specifico. Posso ipotizzare che comunque hanno ritenuto che fosse l'Occidente in quel momento era indebolito, hanno visto forse l'atteggiamento degli USA in Afghanistan, che nell'ultimo momento sono dovuti ritirarsi. Hanno pensato in un attimo, per un attimo hanno pensato che forse gli Stati Uniti non avrebbero, gli Stati Uniti o comunque l'Occidente, avrebbe potuto trovare un varco per ritornare in maniera egemone a controllare l'Ucraina. Non si aspettava la Russia una risposta ferma, decisa e unita dell'Occidente nell'assistenza all'Ucraina, che meno male è avvenuto. Anche se però secondo me poteva essere fatto qualcosa anche un po' prima. Comunque, mio parere personale. Hai detto che sei un civile, ma hai paura? Sì, io sono da civile. Hai avuto paura? Hai paura? Va bene, io la paura l'ho vista dalle prime fasi del conflitto. Io la paura che è condivisa da mio figlio di 12 anni quando l'ho dovuto accompagnare alla stazione di Kiev per andare a Leopoli, a Lviv, dove c'era una folla oceanica di persone che volevano fuggire da Kiev, civili, donne e bambini, con gli uomini che invece rimanevano sulle piattaforme dei treni, delle stazioni, a cercare di mettere al sicuro le loro famiglie via da Kiev, quando Kiev veniva bombardata. Ripeto, nelle fasi iniziali, voi non avete idea cosa significava essere a Kiev dal 24 febbraio fino a buona parte di marzo. Poi dopo la situazione, ripeto, di Kiev, l'esercito ucraino è riuscito a respingere i russi, la situazione è relativamente più tranquilla, anche se poi gli allarmi continuano, gli attacchi missilistici anche recentemente sono avvenuti, insomma. Adesso siamo anche sotto siamo anche qui con il cut-off dell'erogazione dell'energia elettrica, dell'acqua per molte ore del giorno, perché le centrali elettriche, idroelettriche sono state distrutte, mi pare il 40%, mi dicono. Senti Anthony, tu ci dicevi che ti faceva piacere anche mandare un messaggio a chi ti conosce per tranquillizzare in qualche modo. Sì, come si dice ad Avellino, in tanti mi sanno, Avellino. Comunque sì, ho molti amici, sono cresciuto ad Avellino, prima di tutte le scuole ad Avellino, ho tantissimi amici. Volevo innanzitutto tranquillizzare, perché in tantissimi mi chiedono... mi chiamano Antonio molto, Antonio torna a te, non è da tua, tutta questa roba qua. Io sto bene, volevo tranquillizzarli, sono sicuro, non mi espongo da un punto di vista dell'incolumità, perché comunque, ripeto, opero con ONG, con mezzi, con una Croce Rossa. Spero tanto di ritornare presto ad Avellino. Voglio anche rivedere dopo quasi 7 mesi adesso mia moglie e mio figlio, da padre, da marito, comunque ha avverto l'assenza della mia famiglia. Per assicurarli che sto bene, sono al sicuro, rimango via. Adesso sono al sicuro a Kiev, perché comunque Kiev, ripeto, nonostante gli ultimi attacchi, è tranquilla. Abbiamo il problema ora dell'erogazione dell'energia elettrica, dell'acqua. Qua per molte ore al giorno va via la luce, tra giorno e notte, ormai hanno fatto degli schedules, dei programmi per zone dove l'acqua e l'elettricità vengono a mancare. Le sirene da 2 o 3 giorni non le ho sentite più, meno male. Comunque è abbastanza spettacolo vivere in una città buia con queste sirene sottofondo. E poi un'altra cosa che mi rassicura tanto, non ve lo nego, che comunque l'ambasciata d'Italia è rimasta sempre in Ucraina. Sapere che comunque c'è l'ambasciata d'Italia in Italia, che comunque è il mio riferimento, mi rassicura tantissimo. Di solito nei momenti di difficoltà l'essere umano e tutti noi ci rifugiamo un po' nei ricordi e nel pensiero felice. Qual è il tuo nei momenti di difficoltà? Ti ripensi ai momenti di Avellino, ovviamente alla famiglia, ma c'è una foto proprio che ti mette tranquillità? L'ho pubblicata sul mio profilo Facebook 2 giorni fa. Ho visto la foto di mio figlio Andrew, lui ha il nome inglese perché lui è nato in Inghilterra, si chiama Andrew Vittorio, che era il nome della buonanima di mio padre, non a Dio. Comunque immagini di mio figlio che è sicuro, mia moglie è sicuro, mi danno
mi fanno stare bene. Poi il contatto via socials con i miei amici più cari, o WhatsApp, pure WhatsApp molte volte con i miei amici più cari, mi fa sentire bene, non lo nego, anzi, è di grande conforto. Anthony, noi ti salutiamo e ti ringraziamo per la disponibilità e ovviamente speriamo di vederti presto qui ad Avellino. Ah, è chiaro, vedrò presto, perché comunque sarà migliore. Non lo so, ma cercherò di venire prima delle feste natalizie in Italia, perché comunque voglio rivedere mia moglie e mio figlio per almeno per una settimana, 10 giorni, e chiaramente però anche da Avellino, questo va senza dire, perché comunque c'è tanta gente che voglio riabbracciare. Grazie Anthony, noi ti abbracciamo da qui. No, grazie. Ciao. A voi, e chiedo scusa per la voce pastosa perché sono molto raffreddato. Un raffreddore a Kiev di questi tempi è più che giustificato, non ti preoccupare. Tra poco secondo me viene pure a fioccare qua, sciocca tra poco qua. Grazie. Ciao, a voi. Ciao, un abbraccio. Ciao, grazie. Ciao.